Bello a tutti quanti ragazzoli e ben ritrovati in questo nuovo video, sono Docti. Oggi siamo qui per parlare in breve degli UTOTS, dell'aggiornamento perché non è uscito, eccetera eccetera eccetera, di tante nozioni che appunto non sono arrivate come dovevano. Adesso vi spiego le date, le possibili date e tutto il resto. Ok ragazzoli, quindi al posto che fare l'analisi oggi ci dedichiamo a questa piccola cosa perché credo che sia più importante. Cominciamo subito, ma non prima di mettere un bel like qua sotto, iscrivetevi al canale e ovviamente commentare con le cose che volete vedere, così le posso sapere e ve le porterò. Oggi ho pensato di fare questa cosuccia qua perché appunto in molti hanno avuto questo piccolo dubbio, ma non c'è il grado trasferimento, non c'è l'aggiornamento del gameplay, eccetera eccetera eccetera. Quindi andiamo a spiegare tutto per filo e per segno, essendo che hanno finalmente rilasciato anche le date. Cominciamo subito, ma non prima di un piccolo spot. Cominciamo? Amate il calcio? Adorate la vostra squadra del cuore e volete la vostra maglietta personalizzabile o quella di un vostro calciatore? Bene, M2 Calcio è qui per voi con delle magliette davvero incredibili. Per esempio, questo giro mi sono fatto arrivare la maglietta di Bellingham, numero 5 del Real Madrid, davvero fighissima. Ma se volete fare anche un regalo, un qualcosa di speciale per qualche vostro amico, parente, cosa del genere, c'è anche la possibilità di personalizzare le vostre maglie. Ad esempio, io ho preso questa qua del Cagliari, bellissima, dell'anno scorso, con la scritta DOC e il mio numero 2 di quando giocavo a calcio. In più ci sono tantissime magliette, anche retro, bambini, per tutte le cose che volete voi, ragazzoni, è davvero fantastico, un sito incredibile che pagate davvero pochissimo e grazie al mio codice sconto DOC avrete ancora un ulteriore 10% di sconto. Ma vi lascio con l'altro doc per spiegarvi come acquistare. Ed eccoci qua con la nostra magliettona inserita nell'apposito sostegno, ragazzoli. Allora, come fare ad inserire il codice? Come potete vedere, già soltanto maglia, calzoncini e pantaloncini della Juve. Appunto, selezionate la vostra taglia, mettete il vostro numero personalizzato con anche il nome. Potete mettere il vostro nome, il nome di una vecchia leggenda, qualsiasi cosa. Potete mettere i pack appunto in base a cosa ha vinto nella stagione precedente, ovviamente la vostra squadra del cuore, eccetera eccetera. Potete anche mettere che ha vinto lo scudetto il Cagliari, per esempio, se vi piace così. Una volta fatto ciò, bisognerà andare appunto nel checkout del carrello, ragazzuol, e vi ritroverete in questa situazione qua. Una volta fatto questo, appunto, dovete selezionare tutte quante le vostre cose, il codice postale, tutte queste cose qua. Andando giù nelle cose di pagamento, troverete appunto, oltre se usate una cosa, un ulteriore sconto. Poi ci saranno le cose di consegna, tutte queste cose e i buoni sconto. Ecco, qua se inserirete il mio codice sconto, che è DOCD, appunto, aggiorniamo, avrete, come potete vedere, il 10% di sconto grazie al mio codice sconto, appunto. Davvero molto molto semplice, con acquisti superiori a 79 euro avrete anche la spedizione gratuita. Davvero molto molto bello come servizio, le maglie arrivano, perché potete vedere ce l'ho appunto, e hanno un costo davvero irrisorio, sono copie autorizzate, ovviamente non sono originali, perché comunque potete personalizzare e fare come volete, però per essere delle copie autorizzate sono davvero fatte bene, costano davvero poco e hanno una buonissima qualità, quindi io ve lo consiglio davvero tanto, anche perché altrimenti non ci avrei messo la faccia, detto proprio sinceramente. Bene ragazzoli, se farete gli acquisti in questo sito, mi raccomando di mettere il mio codice sconto, così avete un ulteriore sconto del 10%, e se riuscite di fare acquisti sopra gli 79 euro, così da avere anche la spedizione gratuita. Detto questo ragazzoli, vi lascio con il video. A presto! Allora, come avete potuto notare tutti quanti voi, nel mercato non c'è nessuna sezione dove si potrà andare a prendere questi gradi, trasferimento, allenamento, eccetera eccetera. È stato detto che serviranno i crediti, quindi le monete del gioco, per comprare questi gradi trasferimento allenamento. Non lo so se sarà così o se serviranno dei punti specifici, delle cose, o se si raccoglieranno, li metteranno come punti nel pass, come punti comprabili, eccetera, eccetera. Questa è stata una notizia un po' buttata lì, cioè nel senso non è ancora così sicuro come sarà la valuta per comprare queste cose, ok? La cosa certa è che sicuramente, come potete notare, ci dovrà essere anche lo scambio, cioè un aggiornamento degli scambi Division Rivals, ok? Come potete vedere mancano 40 ore più o meno circa prima che si aggiorni, e quando si aggiornerà appunto giovedì mattina dovrebbe uscire in contemporanea anche l'aggiornamento del gameplay sulla difesa, quindi quello che vi ho mostrato ieri nelle immagini.
che poi andremo a provare, quindi non ha senso neanche fare la live oggi per provare la Division Rivals, perché effettivamente l'aggiornamento non è ancora stato effettuato, quindi non si può fare niente, non possiamo andare a provare per vedere se effettivamente è meglio o peggio. Per quanto riguarda i gradi di trasferimento, invece, come detto, non è sicuro che usciranno proprio giovedì, perché sull'internet, ok, girovagando un pochettino, c'è anche una seconda data, che non è appunto il 6 giugno, ma bensì l'11 giugno, dove che dovrebbe essere la data appunto di rilascio di questi gradi di trasferimento. Io spero che sia già il 6, per un semplice fatto, perché appunto almeno ai giovedì facciamo l'aggiornamento completo di tutto quanto e allegria. Almeno si comincia anche a capire un attimino come usarli, con che valuta l'hanno messi, eccetera, eccetera, eccetera. Ovviamente, ragazzoli, quando aggiorneranno i premi Division Rivals, dovrebbe anche esserci una sezione, dovrebbero aggiungere una sezione dedicata agli UTOTS per questo mese. Spero che sia così, detto sinceramente. Perché comunque, sì, si sculano tanto, non scambiabili, ovviamente, quindi molto utili per la squadra, per carità, ma non per fare crediti e per rimpolparci del tutto, diciamo. Io per adesso vi faccio magari vedere le sculate che ho fatto, perché come potete notare negli scambi purtroppo si possono effettuare solo 3 volte ogni 3 giorni questi scambi degli UTOTS, quindi raccogliete sempre il più possibile giocatori TOTS da queste due sezioni, ok? Così da poterli avere in abbondanza per quando c'è il pacchetto UTOTS 97-99 non scambiabile, che comunque è molto molto valido perché vi aumenta la gen squadra in modo vertiginoso. Adesso, per curiosità vostra, vi metto magari i 2 piccoli video dove sono andato ad aprire questi 3 pacchetti, così faccio vedere i miei primi 3 UTOTS che mi sono usciti. Un po' una merda, cioè, che non una merda, che non mi servono di base. Però vabbè, andiamo a vederli. Primo tra tutti, ho aperto questo pacchettino qua dove mi ero già preso veramente bene, raga, perché vedo Inghilterra alla sinistra. Poi ci ho pensato, ho detto, ma è Foden, ma porca miseria, maledetto Foden, non c'ha neanche il ruolo di esterno sinistro e altre cose. Mi serviva la sinistra 98, ma in un altro contesto, cioè mi serve uno che diventa esterno sinistro. E quindi poi sono andato a comprarmi Leao. Ma guardiamo le altre sculate. Adesso andiamo a fare le ultime 2 aperture, dove mi vado a mettere appunto i giocatori che ho in aggiunta non scambiabili, che non mi servono. Proviamo un attimino. Vediamo che cosa esce. Vediamo che cosa esce da qui. Vediamo cosa esce da qui. Spero qualcosa di meglio, qualcosa che mi serva. Più che altro Argentina, alla destra, alla sinistra. Di Maria. Di Maria però forse può fare l'ala destra e anche l'esterno destro. Eh già. Potrebbe potenzialmente essermi utile per la fascia destra. Però a grado rosso. Di quanti mascherano devo buttarci. Che palle. Vabbè, spero di sculare a Salah, in realtà. Spero veramente di sculare Salah, raga, perché mi servirebbe come il pane proprio. Vediamo un po', proviamo a vedere quest'ultima sculata di questi 3 giorni qua e poi ovviamente ci rivediamo con le altre sculate che facciamo nei prossimi giorni con l'evento UTOTS e tutto quanto. Vi registrerò tutto quanto per darvi le nozioni, per farvi vedere che cosa ho trovato io. Inghilterra CC, Bellingham? No, assolutamente no. Desbury Hall, non male, però... E non mi serve a niente, Che palle, che tristezza, uffa! E a voi com'è andata? Fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Comunque non è andata benissimo, diciamo, questi primi 3 scambi UTOTS. Fatemi sapere qua sotto nei commenti i vostri scambi, come sono andati, spero meglio dei miei, appunto. Io, il mio obiettivo sarebbe avere Rafa Leao, Salah e poi un difensore tra Schotterbeck, perché è davvero fortissimo quello Schotterbeck, Van Dijk, un Theo Hernandez o Frimpong, cioè diciamo che uno di quelli lì in fase difensiva mi servirebbe, perché comunque solo centrocampo barra offensivo non è che... Cioè mi serve anche qualcosa in difesa per contrastare queste carte giganti di Mbappé, Vinicius, Haaland, Martinez, eccetera, eccetera, Cruyff, Del Piero e tutti quanti, quindi... Va bene che ho il carissimo, adesso vi mostro anche la mia squadra un attimino, come al momento, vedete che è poco gradata, molto poco gradata, perché ho ancora Kohler viola, Maldini blu, Del Piero che è viola, Cruyff che è blu, perché comunque quello che avevo vendibile di Cruyff l'ho venduto per farmi crediti e mi sono tenuto quello non scambiabile, ovviamente.
E mi mancano dei glacier, mi manca appunto gradare. Al momento mi servirebbero una roba come 3, 6 o almeno 10 mascherano, e ne ho 2. Quindi, però comunque già la formazione ha preso una forma molto interessante. Comunque Zambrotta, Maldini, Van der Sar, Kohler, Carlos Alberto, Petit, Jairzinho, Ginola, Del Piero, Cruyff, Ronaldo il Fenomeno. Ronaldo il Fenomeno non credo che lo cambierò, perché comunque mi piace veramente tantissimo, anche se ho dei 98 comunque attaccanti sculati come Raul, Dalglish, eccetera eccetera eccetera, però in game è troppo più forte Ronaldo. Cercherò di cambiare Jairzinho e Ginola, per quanto Ginola mi piace un casino, proprio è veramente forte forte forte, però se riesco a trovare Rafa Leao e Salah sono i primi due che devono cadere, perché sono bassi di gen. Più che altro non è che sono bassi di gen, è che essendo anche fuori ruolo perdono ancora gen, cosa che nel 4-3-3 non perdono, ma io non uso i CC e quindi devo tenere due formazioni più o meno così, no? E adesso quella dell'H2H è un po' scombinata perché non l'ho ancora messa a posto, però capite che giustamente devo avere due formazioni che si equivalgano più o meno, ok? Questo è quanto, ragazzoni, noi ci troviamo domani con l'analisi dei migliori UTOZ, anche se di base tutti gli UTOZ sono davvero davvero forti, però cerchiamo di valutare un attimino quelli che sono migliori anche per ibridarli a ruoli differenti, come per esempio il Rafa Leao, che può fare anche l'esterno sinistro, che di esterni sinistri non è che ce ne sono tanti, quindi sicuramente è una validissima opzione. Detto questo, ragazzoni, ci salutiamo, ci troviamo domani sempre solo qui su DocD, vi auguro un buon game e una buonissima giornata. A domani, ragazzoni, a presto, shoo shoo! Da DocD.